nata in qui, vicino, nella casa qui a fianco, e sempre vissuta lì fino a che mi sono sposata. Volano. Una volta era molto meno abitata, pochi abitanti, sai, diremmo forse un quarto di adesso, eh? Sì, 1.000 abitanti Passa era. poco, sì, ma tutta gente, tanti contadini, perché le industrie ce n'erano pochissimi, c'erano pochi che andavano a lavorare fuori città, Rovereto, anche fuori paese, e i più tanti erano contadini. La vita era molto umile per tutti, però tutti contenti, tanto i grandi che i piccoli. Mi ricordo quando eravamo bambini noi, si giocava tutti assieme, tutti in un cortile, tutti in una strada, a gruppi, non come adesso, sono più staccati, mi pare. Si giocava giochi di gruppo, il gioco della settimana, si facevano dei disegni per terra, bisognava saltare da un quadro all'altro, sempre tutto il giro, senza mai mettere giù la gamba, altrimenti era uno sbaglio. Invece i maschietti giocavano più alle palline. Ma che giochi c'erano altri, oltre a quello che ci avevi detto? Che ci avevi... Erano quelli i giochi, sai, vari giochi che c'erano adesso, tecnici non ce n'erano allora, assolutamente non c'era niente. So, un cavallino ad ondolo, qualcosa del genere. Ma sì, roba di legna, sì. A Natale, per esempio, si faceva l'albero anche allora, ma non come adesso, no? Festoso come adesso, no? Però eravamo contenti. Si appendeva l'albero qualche arancia, l'uva che si metteva via l'autunno, appassita, si attaccava l'albero, qualche caramella anche magari. Tutto lì. E si vivevano tutti uguali però, non c'era la differenza, quello era il bello. Non c'era la differenza fra famiglie, quella che stava meglio dell'altra, no? Erano tutti uguali, alla pari. Allora non esisteva andare a ginnastica, andare a lezioni di musica, niente, più che la scuola non c'era. Facevamo la prima elementare, sempre tutti assieme, ragazzi e ragazze, prima, seconda e terza. La quarta e la quinta eravamo separati, il maschio da una parte e la ragazza dall'altra. Mi ricordo allora della mia età, eravamo mi pare una trentina di quelli del 27, solo due che sono andate alle medie, sembrava che fossero andate addirittura all'università alle medie, ma non oltre, alle medie. Altrimenti si fermava tutti alla quinta. Ma per finire l'obbligo delle scuole facevamo 2 anni di quarta e 3 anni di quinta elementare. Eravamo come le maestre alla fine. Si andava a scuola col lavoro a maglia e anche la maestra. Dopo la scuola, di solito cosa facevate? Ma a volte si andava sul piazzale dove c'è l'asilo anche tuttora e si giocava tutti assieme, ragazzi. O più delle volte si andava a casa, si faceva la merenda e poi dopo a volte si giocava a casa con un amichetto, con la sorella, facevamo anche i compiti, anche noi, il pomeriggio sempre. Allora andavamo a pascolo con le mucche, a volte si andava in campagna, a volte andavamo anche là al bosco della città, chiamato Gardole da noi qui. Attraversavamo la strada, si andava su dai dossi lì, dietro al cimitero e su fino si arrivava ai piedi della collina. Dunque i miei compagni erano 4-5 assunti con la loro mucca a pascolare, ma mucche che avevano da tanti anni loro. Invece io non ne avevo mai, avevo sempre mucche nuove che mio papà faceva il commerciante di bestiame. E mio papà andava via a volte di casa anche il lunedì perché aveva due uomini che lavoravano alla campagna e tornava il sabato e faceva tutte le fiere dal Brennero a Modena, consegnava tutte le fiere, i mercati, che allora tutti i contadini avevano gli animali, di modo che c'era anche il commercio del bestiame. E poi tante, la sera arrivava mai un signore o due con una mucca, con due mucche a portare alla nostra casa, alla stalla grande. Ecco, e lui veniva a fine settimana. Ma c'erano sempre mucche nuove, mi mandavano a pascolo con queste mucche che non conoscevano le strade come gli altri bambini, no. Io dovevo stare più attenta. E arrivavamo su, una volta su al bosco della città, con queste mucche, io con la mia, loro con la sua, tutti i ragazzi. E naturalmente andiamo a giocare, come si fanno i bambini, e dimentico la mucca. Dunque ne avevo due, anzi. E quando chiamo di venire a casa, tutti verso le 11 si veniva a casa, perché si pranzava alle 11:30 allora. Ce n'ho Dovevi una sola? pranzare? Sì, ne trovo una sola, non c'è più la seconda mucca. Cosa faccio? Ho dovuto venire a casa con una sola. E quando sono arrivata a casa ho detto ai miei genitori, dico, ne ho una sola, una l'ho persa. Mio papà avrà un po' mi aveva sgridata, non mi ricordo. Allora ha detto a mia sorella e a mio fratello, venite che andiamo su a cercarla, non a meno. Sono andata su a cercarla e sono tornata giù senza mucca. La mucca non l'ha più trovata. Di modo che quella mucca mio papà l'aveva comprata il giorno prima a Pedersano, in una stalla da un contadino. Il pomeriggio, che la mucca non l'abbiamo più trovata, mio papà, viene una signora dal paese, dice guardi signor Silvio che c'è una chiamata telefonica per lei via al bar, dove
non c'erano i telefoni in casa, nessuno aveva il telefono nelle abitazioni, no? E va qui mio papà e si sente dire da sto signore: ma perché mi ha portato la mucca a casa? Su. L'ho trovata in stalla, sono andata giù e l'ho trovata in stalla. Ma no, lì mio papà, lo guardi che la mia figlia l'ha persa lì al pascolo. Sta mucca, da che parte è andata giù non si sa, è andata a finire a Pedersano nella sua stalla. Ma ho fatto di peggio, ho fatto di peggio. Una volta ci hanno detto non venire a casa finché non vedi che la pancia è bella gonfia, della mucca vuol dire che ha mangiato abbastanza. Va bene, io sono andata a campagna, invece che tenerla sull'erba, l'ho messa nell'erba Spagna, che gonfia. Così l'erba medica. L'erba medica, chiama. Da non farla mangiare le mucche, perché no, fa gonfiare, gonfia ma fa male. E fa male, muoiono, bisogna, Ecco. E quella volta la mucca è morta. Ha un capito il veterinario, è morta. E un'altra volta, sempre a pascolo, qui vicino a casa, allora ero in campagna, con due mucche, con lo spago, tenevo due, e volevo leggere intanto, e le mucche, sai che fa così per le mosche? Nel muoversi così con la testa, la mucca, mi ha tirato via il libro, e io ho dato quella bacchetta, non volontariamente, però l'ho accecata. Oddio. Volontariamente, l'ho accecata. Ho ancora attaccamento al mio paese, però non volevo vivere qui. Perché non volevi essere di Volano? Non so neanche io perché, guarda, non lo saprei, no. Sono stata contenta di essere andata in città. Io sono sempre venuta a Volano volentieri a trovare i miei familiari, i miei parenti. Non mi piaceva andare in campagna, non volevo andare in campagna. Eccola. Ma anche nel vestire eri molto moderna. Allora eravamo tutti in azione cattolica, perché non c'era assolutamente una ragazza che non sia iscritta all'azione cattolica, che si andava alla dottrina, la domenica, al vespro. Venuto fuori di moda i calzettoni, fino qui, come le gambalette adesso, diciamo. Ma avevamo le vesti al ginocchio, o forse coprivano anche il ginocchio, le gonne. E avrò avuto 17 anni perché ho cominciato ad andare a cucire a Rovereto in bicicletta a Beata Giovanna, in quell'età lì proprio. E una ragazza mi dice: guarda che il parroco, allora si chiamava l'arciprete, mi ha detto che vai via che a parlarti nel suo ufficio. Vado via, mi fa: Anna, me l'hai fatta grossa. Io ero lì terrorizzata e dico. Dice: mi spiace, ma devo cancellarti dall'azione cattolica perché mi hanno detto che vai in giro scandalosa. E lì mi ha cancellata dall'azione cattolica e sono stata la prima cancellata dall'azione cattolica a Volano. Poi dopo, di conseguenza, anche tante altre perché... Tu hai vissuto la guerra, com'era viverla? Io ti dico che la guerra non l'ho sentita, per la verità. Perché a parte quando sono cominciata la guerra, io avevo 13-14 anni, ero ancora giovane per capire. Poi fortunatamente ero da una buona famiglia, che non abbiamo sofferto né fame né disagi di nessun genere proprio, no? Siamo stati sempre contenti. Comunque avevo una maestra, gli ultimi anni di scuola, mi ricordo, era sfegattata per Mussolini e quando alla fine piangeva in classe, ci parlava sempre e piangeva disperata come fosse stato il suo papà, questo Mussolini. Ecco, no. Prima la guerra del 14, che io non c'ero, la 14 del 18, mio papà è andato in guerra, allora sì, ma quella era una guerra proprio disastrosa, perché chi andava al fronte pochi sono tornati, difatti un mio zio, il fratello del mio papà, non è più tornato. Il mio papà ha sentito dire che ci sono questi superiori che giravano casa per raccogliere questi ragazzi da 18 anni in poi, lui era oltre i 20 anni anche, e si è nascosto in casa, e quando ha sentito che entrano dal portone, che vanno a sequestrare la tua casa, è saltato dalla finestra, dalla disperazione, è andato a finire in una botte grossa di acqua piena. E da lì si è stato subito bagnato, è scappato nelle campagne di Volano, in una casetta, è stato lì 3 giorni, e qualcuno andava a portargli qualcosa da mangiare. Da lì poi se l'è cavata, poi la seconda volta invece l'hanno preso, l'hanno portato via anche lui. L'hanno portato in un campo grande, non so in che città, non mi ricordo se ce l'ha detto o se non mi ricordo, E lì a squadroni li portavano al fronte, e lì allora quando andava al fronte si sapeva che era o l'uno o l'altro doveva morire. È stato richiamato perché c'era la guerra, e è andato a consegnarsi a Mantova, mi pare, e le hanno chiesto cosa faceva, lui artista, perché faceva la ginnastica lui. Ha lavorato anche nel circo Orfei e nel circo Togni un pochino, mio marito, però non a livello professionale, no. E andava con la compagnia di arte varia, facevano tutte le,
tutte le caserme, da Mantova a Brennero, a fare spettacoli per i militari. Ha lavorato davanti a colonnelli, a notte ha lavorato anche davanti a un generale, addirittura un altro agile, non so da qualche parte. E quello era il lavoro suo. Faceva l'acrobata. L'acrobata, sì. Ha cominciato con l'acrobato, faceva l'impalo di testa sul trapezio, la testa. Dopo si è messo nella contusionismo alla fine, era bravo. Lo portavano in scena in una valigetta, e quello che portava fuori faceva il suo numero, e dopo lui saltava fuori da sta valigetta e faceva il contusionista. E la sera, finito lo spettacolo, si avviano, prendono il treno per andare a consegnarsi a Mantova, sempre nella sua caserma. E sento un treno di movimento, di allegria, canti. Cosa è successo? L'armistizio. Allora erano in 5-6, questi acrobati. Allora possiamo andare a casa? No, è meglio andare a consegnarci, chissà. Insomma, l'8 settembre. L'8 settembre. Si sono decisi per andare a consegnarti e tornare a Bolzano. A Bolzano era allora. Sono tornati a Bolzano in caserma. Come sono entrati, erano tutti già raggruppati, quelli che c'erano dentro, nel piazzale, in fila, e hanno preso loro, lasciando le borse a terra, metterli in fila, e di lì sono partiti alla stazione, li hanno messi sui treni e se li hanno portati a Königsberg, sul Mar Baltico, in cima al Mar Baltico, in prigionia. Ecco, era l'inizio dell'inverno, senza vestiti addosso, senza niente, vestiti dall'estate quasi, e lassù ha fatto 2 anni di prigionia. L'ha visto brutte cose, ha sofferto tanta fame, credo che i più tanti che possono raccontare, i più tanti sono anche morti, perché dice cose orrende addirittura. Eccola.